Buonasera e benvenuti e benvenute al webinar Educare alle emozioni, consapevolezza di sé e sviluppo delle competenze emotive e relazionali. Questo è il primo di un ciclo di quattro webinar organizzati da Libri, Progetti Educativi e AIRC nelle scuole, legati alla campagna educativa Una Costellazione Luminosa. Il webinar di oggi affronterà il tema dell'educazione emozionale a scuola, per sostenere e sviluppare le competenze emotive e relazionali dei bambini. Questo e molti altri temi sono trattati nel kit didattico gratuito Una Costellazione Luminosa, che è già nelle scuole di tutta Italia. Oggi ne parleremo con Paola Anna Sacchetti, psicologa senior esperta in prevenzione e intervento psicosocio-educativo con bambini e ragazze con difficoltà e disturbi relazionali, emotivi e dell'apprendimento. Prima di entrare nel vivo dell'argomento di oggi, vi volevo introdurre brevemente tutte le iniziative del progetto AIRC nelle scuole di Fondazione AIRC, di cui questo webinar fa parte. Ricordo che sono tutte iniziative gratuite, dai webinar appunto al canale YouTube di AIRC Education, dove troverete la registrazione di questa diretta e anche tutti gli appuntamenti che ci hanno preceduto. Ricordiamo poi l'Isola dei Fumosi, la Scatola Generosa, Cancro Io Ti Boccio, Si Racconta e i kit didattici in download gratuito sul sito scuola.airc.it. Insomma, tantissime proposte sui temi della prevenzione, della salute, della ricerca e dei corretti stili di vita e cittadinanza attiva per le scuole di ogni ordine e grado. Il nostro consiglio dunque è quello di iscriversi alla newsletter per restare sempre aggiornati su tutte le novità. Dopodiché alcune parole sul kit didattico Una Costellazione Luminosa, che molti di voi immagino conoscono già. Questa è una campagna educativa di cui parleremo anche durante il webinar, realizzata da Fondazione AIRC e Libri Progetti Educativi, ed è per terze, quarte e quinte della scuola primaria, parlando dei corretti stili di vita e di prevenzione. Questo progetto offre un percorso didattico interdisciplinare sulla cultura della salute e del benessere, sulla scienza e sulla ricerca. Le classi coinvolte riceveranno a scuola un kit educativo che contiene degli strumenti didattici da utilizzare in classe, quindi un libro per l'insegnante, un libro per ogni alunno, un poster da appendere in casa ed è arricchita da un sito costellazione.airc.it ricco di approfondimenti. Ci sono inoltre quest'anno anche 8 podcast che potrete trovare sul sito. Legate alla campagna, inoltre le classi potranno partecipare a due momenti importanti durante l'anno scolastico e sono la festa della Costellazione Luminosa, per diventare testimonial di AIRC nella propria scuola, e il nostro concorso La Scatola Generosa, dove appunto si crea un elaborato di classe e si partecipa a questo contest per vincere bellissimi premi. Allora, ultime due parole su come utilizzare questa piattaforma, prima di passare, la parola a Paola. Utilizzeremo la chat in caso di necessità, per comunicazioni di servizio. E nella sezione domande potete scriverci appunto domande e commenti che sarà nostra cura leggere nella parte finale del webinar. Al termine dell'appuntamento riceverete l'attestato con i crediti formativi e potete scrivere per qualsiasi ulteriore necessità a webinar@progettiedu.it. Quindi io non rubo altro tempo alla nostra relatrice e passo la parola a Paola. Grazie Irene. Eccoci. Allora, benvenuti a tutte e a tutti a questo webinar in cui parleremo appunto di educazione alle emozioni. In questo webinar quindi andremo un po' a scoprire perché sia importante educare alle emozioni e sostenere lo sviluppo delle competenze emotive e relazionali nei nostri allievi e nelle nostre allieve. E vedremo come poterci lavorare in classe proponendo alcuni spunti operativi e suggerimenti di attività. In particolare, il focus di questo nostro incontro di oggi sarà
riguarda la consapevolezza di sé, che è un'abilità essenziale, prerequisito, potremmo definirlo, per sostenere proprio lo sviluppo di tutte le competenze emotive relazionali. Infatti, consapevolezza delle proprie e altrui emozioni, saper stare insieme e saper cooperare, empatia, capacità di ascolto, sapersi prendere cura di sé e degli altri sono tutte abilità umane e sociali che sono legate allo sviluppo di comportamenti positivi fondamentali nella crescita di ognuno, di ogni bambino e di ogni bambina. Quindi, sostenere e sviluppare le competenze emotive e relazionali dei bambini è essenziale anche a scuola. Anche perché, e lo scopriremo durante questo webinar, sono aspetti trasversali agli apprendimenti e al benessere del singolo e del gruppo classe. Vediamo poi, iniziamo subito entrando un po' nel vivo del discorso delle emozioni, perché le emozioni sono importanti. Vi è mai capitato di non riuscire a concentrarvi perché eravate tristi, di rileggere più volte le stesse righe perché stavate pensando a qualcosa, una situazione che vi preoccupava, eravate sovrappensiero per qualche motivo, di mangiare anche se non avevate fame, ma per il solo piacere conviviale di stare insieme alle persone con cui eravate, di percepire più fatica fisica quando eravate tristi o arrabbiati, o meno stanchezza quando eravate felici, di fare degli acquisti di impulso come compensazione in un momento negativo, o vi è capitato di fare una bella dormita di quelle proprio ristoratrici che ci fa sentire meglio quando eravate felici e soddisfatti, oppure di avere notti agitate o insonni nei momenti, diciamo, di tristezza e preoccupazione. Vi è mai capitato di essere più motivati durante un lavoro che vi interessava particolarmente, o viceversa, di non esserlo per nulla con un lavoro ostico o che non vi interessava? Di non voler ascoltare una canzone o vedere un certo film perché vi avrebbe fatto sentire peggio, o al contrario, di aver proprio bisogno di ascoltare un certo tipo di musica o di vedere un particolare film proprio perché si accordava al vostro stato d'animo. O ancora di essere contagiati dal buon umore o dal malumore di qualcuno. Sono sicura che almeno alcune di queste situazioni vi siano capitate forse più di una volta nell'arco della vita. E potremmo andare avanti a fare moltissimi altri esempi. Questi infatti sono tutti esempi di come ciò che proviamo influenza le nostre vite e le nostre reazioni comportamentali, a volte in modo del tutto inconsapevole sul momento in cui, nel momento in cui accadono, in cui le viviamo, di cui poi prendiamo consapevolezza solo successivamente. La stessa cosa, ovviamente, accade anche ai bambini e alle bambine sin dalla primissima infanzia. Pensiamo appunto al contagio emotivo del pianto o ai momenti di nervosismo dovuti appunto alla stanchezza o di sovreccitazione legati a giornate particolarmente piene. Riflettiamo ancora. Vi è mai capitato di ricordare un evento del passato perfettamente, anche nei più piccoli dettagli, come se fosse accaduto ieri, pochissimo tempo fa? Vediamo. Vi ricordate che cosa stavate facendo, dove eravate l'11 settembre del 2001, quando avete saputo dell'attacco terroristico alle Torri Gemelle? Immagino che ognuno di noi, collegato a questo webinar, si ricordi quasi perfettamente, se non del tutto perfettamente, esattamente cosa stavamo facendo e dove eravamo. Vi ricordate il vostro primo bacio? O il giorno della maturità? Si ricordano più facilmente gli eventi che sono emotivamente salienti, cioè che sono carichi di emozione. Queste vengono definite flashbulb memories o ricordi fotografici. Sono ricordi precisi, vividi, ricchi di particolari che persistono nel tempo, ma per periodi di tempo anche molto lunghi, che si formano in occasione di eventi con elevata connotazione emotiva e che hanno comunque avuto un grande impatto emotivo su di noi, tanto da ricordare in maniera estremamente precisa non solo l'evento in sé, ma anche la circostanza in cui abbiamo appreso la notizia, il luogo in cui eravamo, il momento esatto della giornata, cosa stavamo facendo, qual era l'attività che stavamo svolgendo, la fonte della notizia, la reazione che abbiamo vissuto in quel momento, chi c'era con noi e quali reazioni queste persone che erano con noi hanno avuto e le immediate conseguenze dell'evento. Quindi un ricordo fotografico di questo tipo viene a crearsi quando vi è una forte eccitazione emotiva, un alto livello di sorpresa e
la grande elevata possibilità che l'evento determini delle conseguenze significative sulla nostra vita e sulla vita degli altri. Quindi le emozioni sono veicoli potenti per l'apprendimento, proprio perché permettono di creare delle memorie così durature e così dettagliate. I contenuti che sono emotivamente connotati vengono ricordati meglio dei contenuti che sono neutri. La forza dei ricordi, infatti, dipende dal grado di attivazione emozionale indotto dall'apprendimento, quindi esperienze che sono state vissute con partecipazione emotiva di livello medio-alto vengono registrate nella nostra mente come importanti e quindi è più facile poi recuperarle in memoria. Inoltre, sempre rimanendo nel tema appunto dell'importanza delle emozioni e a cosa ci servono queste emozioni, guidano il decision making e la formulazione dell'idea, andando quindi a facilitare il processo di apprendimento. E sono moltissime le studi e le ricerche che in questi anni hanno confermato l'importanza del ruolo delle emozioni nel processo di apprendimento. Ora vedremo solo un paio di esempi di due grandi studiosi che si sono occupati di emozioni e di apprendimento, perché potremmo altrimenti parlarne per giornate intere, soffermeremo a parlare di Goleman e di Gardner. Gardner, che è lo psicologo statunitense conosciuto per la sua teoria delle intelligenze multiple, sosteneva che l'allievo che conosce nuovi contenuti con entusiasmo e che viene stimolato nella sua curiosità apprende con maggior successo e con minore fatica. Quindi, per garantire che determinati contenuti vengano interiorizzati e quindi poi utilizzati successivamente, è necessario proporli all'interno di un contesto che sia emotivamente connotato e quindi capace di suscitare delle emozioni. Infatti, contenuti privi di richiami emozionali sono poco coinvolgenti e quindi vengono presto dimenticati. E questo è abbastanza noto agli insegnanti che ci stanno seguendo e che avranno visto nella loro carriera professionale numerosi allievi e allieve ricordare magari in maniera sufficientemente adeguata le informazioni memorizzate e apprese e poi dimenticarle e averne completa tabula rasa nel giro di pochi giorni o settimane. È proprio perché in quel contesto non erano riusciti a trovare un'informazione, un richiamo emotivamente connotato. Goleman, che è stato lo psicologo che ha introdotto e definito il concetto di intelligenza emotiva, intesa come capacità di riconoscere i nostri sentimenti e quelli altrui, di motivare noi stessi e di gestire positivamente le nostre emozioni, quindi sia interiormente, quindi all'interno di noi stessi, quanto nelle relazioni con gli altri. Secondo Goleman, è proprio questo tipo di intelligenza, quindi l'intelligenza emotiva, a influenzare i successi o gli insuccessi delle persone. Quindi gli insegnamenti emozionali che vengono appresi durante l'infanzia e l'adolescenza possono plasmare le risposte emozionali. Diventa allora necessario ed essenziale lavorare sulle emozioni anche a scuola, educando i bambini e le bambine sin dai primi anni di scuola. E questo per prepararli non solo ad affrontare la vita, ma anche per sostenere il processo di apprendimento. Infatti, le emozioni nel processo di apprendimento e a scuola sono sempre presenti, anche se spesso non sono espresse o non sono visibili. La capacità di riconoscere e comprendere ciò che si prova è essenziale per gestire i propri stati emotivi in modo funzionale e adeguato alla situazione e al contesto. Oggi però molti bambini e ragazzi hanno difficoltà e non sanno riconoscere ciò che sperimentano a livello emotivo e quindi non riescono, non sanno reagirvi in modo adeguato, in modo funzionale. Qui in queste vignette vediamo in maniera estremamente sintetica e simpatica alcuni eventi, elementi che sono tipici però di reazioni comportamentali che abbiamo sicuramente osservato nei bambini e nelle bambine con cui lavoriamo, no? Che abbiamo in classe. Nella prima abbiamo Lucy che cerca di esprimere a parola un qualcosa che sente, che cerca di trovare il modo e non ci riesce, quindi utilizza una reazione, una modalità comportamentale disfunzionale e quindi dà un pugno a Linus. In quest'altra abbiamo invece Charlie Brown che domanda, dubbioso, che cosa sia la felicità e quindi non ha consapevolezza e non ha conoscenza di cosa sia un'emozione
come la felicità. E ancora nella vignetta di Kavez vediamo una serie di emozioni che parlano in maniera confusa, in maniera contraddittoria, come spessissimo capita quando stiamo sperimentando emozioni diverse in situazioni e in contesti particolari, e come capita spessissimo ai bambini quando ancora stanno imparando a capire e comprendere quello che accade nel loro mondo emotivo e nelle loro reazioni emotive alle situazioni che vivono. E in questo caso, appunto, abbiamo la risposta che è valle a capire le emozioni, proprio perché la parte più complicata, diciamo, del processo educativo emozionale è proprio quella legata a riconoscere e comprendere ciò che si prova e quindi le emozioni. Questo, e quindi questa difficoltà a riconoscere e a comprendere le emozioni, influenza direttamente e indirettamente i vissuti dei bambini e delle bambine a scuola e influenza anche la loro stessa percezione della scuola, come possiamo vedere in questa vignetta dei Peanuts, dove appunto Lucy, che ha grosse difficoltà negli apprendimenti, arriva a generalizzare questa sensazione di difficoltà a tutta la scuola e quindi odio la scuola. Ed è comunque una percezione estesa a qualunque aspetto legato alla scuola. Hanno anche un'influenza, ovviamente, e un effetto importante sul senso di efficacia, sul senso di capacità e competenza che i bambini e le bambine sperimentano nel vivere le proprie esperienze, scolastiche e sulla loro autostima. Molti allievi e allieve, infatti, sperimentano emozioni e stati emotivi negativi legati alla scuola. Quindi abbiamo paura del giudizio, paura delle interrogazioni, di prendere un brutto voto, di venire sgridati, vergogna per venire di venire interrogati, dover parlare di fronte alle persone, imbarazzo. Ma abbiamo anche tutta una serie di difficoltà obiettive legate a specifici aspetti delle discipline e abbiamo anche tutta la parte relativa alle difficoltà e ai disturbi dell'apprendimento e alle difficoltà e ai disturbi dell'attenzione, fino ad arrivare alle situazioni decisamente più complesse di bullismo, ansia sociale o fobia scolare. Dopo poi tutti gli eventi che si sono succeduti in questi anni, dopo tutto quello che è accaduto, si sono aggiunte una grande dose di incertezza e ansia, paure generalizzate verso il futuro, relazioni interpersonali sempre più complicate, sempre più complesse, difficili e impoverite. E tutti questi aspetti impattano negativamente sugli apprendimenti e quindi sul processo comunque sia di apprendimento sereno dei nostri allievi. Quindi perché lavorare sulle emozioni a scuola? Perché i bambini e le bambine che sanno riconoscere le emozioni che provano e quindi sanno reagirvi in modo adeguato, sono maggiormente in grado di gestire le difficoltà che incontrano nello studio, nelle relazioni con i compagni e nelle relazioni con gli adulti di riferimento. In questo caso gli insegnanti, ma anche i familiari e gli altri adulti significativi della loro vita. Quindi le competenze emotive e relazionali sono aspetti necessari ad un efficace processo di apprendimento. Come abbiamo accennato e visto un pochino prima, un apprendimento è efficace quando è significativo, quindi quando è anche emozionale. E per poter apprendere, i nostri allievi e le nostre allieve hanno bisogno di benessere, cioè di stare bene. E per sostenere il loro benessere è necessario promuovere il loro sviluppo emotivo e l'alfabetizzazione emozionale. E l'alfabetizzazione emozionale, vediamo in questa slide, diciamo un pochino di definizione, promuove il benessere socio-emotivo del bambino e della bambina attraverso l'insegnamento di abilità che aumentano la capacità di affrontare vari tipi di problemi, cognitivi, sociali ed emotivi, in modo che si riducano al minimo i comportamenti disfunzionali e quindi, tornando indietro alla slide precedente, vediamo l'immagine di Lucy in cui il comportamento disfunzionale è stata una reazione di pancia, con maggiore capacità di gestire le emozioni, sarebbe riuscita a non esprimere verbalmente. A cosa serve l'alfabetizzazione emozionale? A sviluppare l'abilità di saper riconoscere le proprie e le altrui emozioni e a saperle esprimere, e permette quindi anche di sviluppare le abilità di imparare a gestirle, di conseguenza con competenza.
sviluppare l'abilità appunto di saper riconoscere le proprie altrui emozioni, è necessario avere consapevolezza di sé, di ciò che si sperimenta, di quello che si sente, di quello che si prova, delle proprie reazioni comportamentali ed emotive in determinate situazioni, con determinate persone e in determinati contesti. Quindi la consapevolezza di sé è una di quelle life skills proposte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Traducibili come competenze di vita, le life skills sono competenze che portano a comportamenti positivi e di adattamento, che quindi rendono l'individuo capace di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. Descritte in questo modo, ovviamente, le competenze che possono rientrare fra le life skills, fra queste competenze di vita, potrebbero essere innumerevoli, sono tantissime, e vanno a cambiare, modificarsi in base al contesto e alla cultura. Tuttavia, l'analisi che è stata fatta in maniera approfondita dall'OMS è andata a identificare un nucleo centrale, no? Un nucleo fondamentale di abilità che sono alla base, diciamo, di tutte, che sono trasversali a tutte le culture e contesti e che sono alla base di tutte le iniziative di promozione alla salute e al benessere di bambini e adolescenti. Quindi vediamo velocemente quali sono queste 10 competenze, qual è questo nucleo fondamentale delle life skills. Si tratta di consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, gestione dello stress, empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci, pensiero creativo, pensiero critico, prendere decisioni, il decision making che abbiamo accennato prima e il problem solving. Queste 10 competenze possono essere raggruppate in 3 aree. Abbiamo le competenze emotive, le competenze relazionali e le competenze cognitive. Le life skills sono tutte interrelate, collegate fra loro e si influenzano vicendevolmente. La consapevolezza di sé, appunto, come abbiamo detto che è il focus di questo incontro di oggi, rientra fra le competenze emotive ed è la prima, diciamo, fra tutte le life skills che sono state identificate dall'OMS, diciamo che in ordine di presentazione è quella che compare per prima. Un po' a indicare quindi il suo ruolo di prerequisito allo sviluppo di tutte le altre competenze. Infatti, lo sviluppo di una competenza influisce sullo sviluppo delle altre in modo ricorsivo e circolare. Più migliore si incrementa una, più migliorano e si incrementano le altre competenze. Nello specifico delle competenze emotive e relazionali, la consapevolezza di sé è un aspetto essenziale che è necessaria per ogni altra competenza, anche per le competenze che abbiamo visto prima e che ora vi rimostro, cognitive. Ora vediamo quali sono un pochino più nel dettaglio queste competenze emotive e come effettivamente la consapevolezza di sé giochi un ruolo in ognuna di loro. Allora, la consapevolezza di sé innanzitutto è suddivisa e articolata in 3 aree, in 3 aspetti. Abbiamo la consapevolezza di sé corporea, che è in pratica una capacità di riconoscere i segnali del proprio corpo, emotiva, cioè la capacità di riconoscere e dare un nome alle emozioni e di riuscire a reagire, far fronte alle situazioni che ci troviamo di fronte. Quella cognitiva, che è ciò che sappiamo di noi, quindi sono i nostri punti di forza, le aree deboli, bisogni, desideri, obiettivi, preferenze e gusti. La gestione delle emozioni, gestione intesa non come controllo, ma come capacità di utilizzare le emozioni in maniera adattiva, funzionale, usarle come strumenti per agire e reagire alle situazioni che viviamo senza farci travolgere o trasportare completamente appunto dall'emozione che stiamo provando. E anche la capacità di provare emozioni positive e di quindi godere, diciamo, appieno delle proprie esperienze emotive. Con o senza poca consapevolezza di sé, senza quindi sapere o riconoscere che cosa stiamo provando in quel determinato momento, perché stiamo reagendo in quel modo, diventa difficile poter usare le emozioni in modo funzionale. Quindi vediamo subito che la consapevolezza di sé è importante anche nella gestione delle emozioni,
soprattutto appunto perché senza sapere che cosa proviamo non siamo poi in grado di usarlo in maniera adattiva e funzionale. La gestione dello stress è riuscire a trovare o a ritrovare uno stato di benessere psico, fisico, emotivo, andando a intervenire sull'ambiente e su noi stessi e modificando quindi il corpo, le emozioni, i nostri pensieri, le nostre azioni o reazioni abituali. Vediamo che per poter intervenire su noi stessi e sull'ambiente, al fine quindi di ritrovare uno stato di benessere, è necessario avere consapevolezza di ciò che proviamo, del motivo per cui proviamo determinate cose, del perché reagiamo in quel determinato modo, che poi a lungo andare, nel lungo periodo, viene a causare stress, viene quindi a metterci nella condizione di dover gestire lo stress. Senza avere consapevolezza di noi stessi nei tre livelli, è evidente che non siamo in grado di gestire lo stress. Competenze relazionali: abbiamo come prima competenza l'empatia, cioè la capacità di mettersi nei panni degli altri, di riconoscere e condividere le emozioni dell'altro. Quindi utilizzare l'empatia significa comprendere come si sente l'altra persona non solo con la testa, ma anche col cuore e con la pancia. Per poter entrare in risonanza con l'altro, quindi è necessario avere consapevolezza di ciò che noi proviamo e saper riconoscere le emozioni anche, e le reazioni emotive anche dell'altra persona. Ed è l'unico modo affinché questa risonanza avvenga. Non possiamo metterci nei panni degli altri se abbiamo poca o assente o nulla consapevolezza di noi. Comunicazione efficace è la capacità di saper ascoltare gli altri e sapersi esprimere in ogni situazione con qualunque interlocutore in modo chiaro e coerente con il proprio stato d'animo, quindi con le proprie emozioni, ed esprimendo un messaggio che sia coerente fra parole, mimica ed espressioni facciali, postura e voce. Anche in questo caso, essere assertivi, quindi avere una comunicazione assertiva ed esprimersi in modo chiaro, coerente e contestualizzato, necessita che la persona abbia consapevolezza di ciò che vuole comunicare, di ciò che desidera e di ciò che prova, sia mentre sta comunicando, sia durante tutto il processo comunicativo, per riuscire ad adattare la propria comunicazione all'interlocutore, quindi renderla efficace in questo modo. Relazioni efficaci raggruppa, diciamo, le competenze di riuscire ad affermare se stessi nel proprio ruolo, quindi sostenendo le proprie opinioni nel rispetto degli altri, nel rispetto delle loro idee e dei loro bisogni, senza prevaricarli o sottometterli. Questo vale per gli altri, quindi noi che riusciamo ad affermare noi stessi nel nostro ruolo senza prevaricare gli altri, implica anche riuscire a permettere all'altro di affermare loro stessi nel loro ruolo senza farci prevaricare o sottomettere dall'altro. Quindi vuol dire in pratica essere in grado di coltivare relazioni sane, durature e sapere interrompere le relazioni dannose. Ovviamente, anche in questo caso vi sarà ormai evidente, per poter instaurare relazioni positive, gratificanti e soddisfacenti, è necessario avere consapevolezza di ciò che si prova, dei propri bisogni, dei propri desideri e quindi essere assertivi. Abbiamo quindi visto che la consapevolezza emotiva ha, scusate, la consapevolezza di sé ha una sua influenza e un suo ruolo, gioca il suo ruolo un po' in tutte le competenze emotive e relazionali. Andiamo ora a vederla un pochino più nel dettaglio. Che cos'è? Abbiamo visto che era formata appunto da tre aspetti, da tre parti, e riguarda fondamentalmente la conoscenza di se stessi, no? La capacità di comprendere se stessi e le proprie caratteristiche, le proprie peculiarità. È un po' la risposta al motto socratico del conosci te stesso. Abbiamo appunto detto ci sono tre componenti, abbiamo una consapevolezza di sé corporea che implica riconoscere i segnali del nostro corpo e quindi le reazioni fisiologiche e fisiche legate all'esperienza emozionale. La consapevolezza di sé emotiva, che è conoscere e riconoscere le emozioni che sono vissute e sperimentate, e quindi qui rientra nel campo appunto dell'alfabetizzazione emotiva, ma anche conoscere il proprio modo di reagire di fronte alle situazioni, riconoscere quindi le proprie reazioni emotive e comportamentali in situazioni e contesti emotigeni,
cioè che sono capaci, che sono in grado di creare, di far provare emozioni, o che sono emotivamente connotati. E abbiamo poi, infine, la consapevolezza di sé cognitiva. E quindi saper conoscere e riconoscere i propri punti di forza, le aree deboli o migliorabili, i desideri, i bisogni, gli obiettivi, le preferenze sociali, i propri gusti, le abitudini e gli schemi di pensiero che usiamo normalmente e che quindi sono quelli che vanno a determinare i nostri comportamenti e le nostre reazioni abituali e automatiche. Scusate. Poiché l'OMS afferma esplicitamente che è possibile allenare e sostenere lo sviluppo di tutte le life skills, noi sappiamo che possiamo allenare le competenze emotive e relazionali, anche a scuola ovviamente, perché sono in gioco, entrano in gioco in ogni momento della vita scolastica. Come abbiamo accennato, infatti, l'emozione è presente sempre, anche se non è visibile, anche se non è espressa verbalmente, anche se non è manifestata in nessuna modalità. E possono essere sostenute e sviluppate con qualsiasi attività e con ogni contenuto disciplinare. Adesso vediamo un po' come farlo e quando farlo. Innanzitutto, lo possiamo fare appunto ogni giorno. Noi, con il nostro stare in classe, con il nostro modo di porci e di relazionarci agli allievi e alle allieve, usando una comunicazione empatica ed efficace, un ascolto che sia autentico e andando quindi a creare un clima di classe rispettoso delle caratteristiche dell'altro, che sia creativo e vivace e quindi che sia un contesto emotivamente connotato. E possiamo quindi decidere di utilizzare tutta una serie di strategie e metodologie che sono utili proprio per andare a sviluppare queste competenze, impiegandole nella nostra didattica quotidiana e quindi con qualunque modalità preferiamo lavorare. E quindi abbiamo i lavori in piccolo o in grande gruppo, le discussioni, i confronti, i debate, il cooperative learning, i brainstorming, il role playing e qualunque altra metodologia che consenta l'interazione in un certo senso, il creare relazioni all'interno della classe. Possiamo anche decidere di organizzare e attivare dei laboratori o dei percorsi tematici o degli incontri specifici durante i quali andare a lavorare in modo più esplicito su alcune di queste competenze, quindi scegliere di avviare magari un percorso proprio impostato, in questo caso, nel caso che di cui stiamo parlando oggi, relativo alla consapevolezza di sé, proprio magari impostato su cercare di far emergere e di far sviluppare più possibile questi tre aspetti della consapevolezza di sé nei nostri allievi e nelle nostre allieve. Quindi, come abbiamo intuito, aiutare i bambini e le bambine a sviluppare una buona consapevolezza di sé è essenziale per sostenere anche lo sviluppo delle altre competenze emotive e relazionali. Abbiamo visto che si tratta in pratica di un prerequisito, in quanto è proprio la base di un'adeguata capacità di comprendere non solo noi stessi, ma anche chi ci sta intorno. La consapevolezza nasce dall'osservazione, quindi dal porre attenzione a ciò che ci accade e a ciò che ci sta intorno. Ed è importante allenare i bambini e le bambine a osservare, a ascoltare gli altri e loro stessi, quindi partendo dalle loro percezioni. Quindi qualsiasi tipo di attività o evento che ci sia in classe, noi possiamo prevedere un momento prima, durante o dopo l'esperienza vissuta in cui proporre una serie di domande con cui aiutare i bambini e le bambine a focalizzare la loro attenzione su ciò che percepiscono e sperimentano a livello corporeo, emotivo e cognitivo e quindi aiutarli a prendere sempre maggiore consapevolezza delle loro percezioni. Quindi possiamo proporre alcune domande iniziando da ciò che percepiscono con i sensi, quindi ponendo prima l'attenzione alle percezioni sensoriali, cosa vedo, cosa sento nel senso di udito appunto, cosa sento, cosa percepisco nel corpo, inteso come propriocezione, come segnali del corpo, reazioni fisiologiche e fisiche. Poi possiamo ampliare la nostra riflessione con domande relative più generalmente al contesto, quando è successa questa situazione, chi era presente, dove mi trovavo, è successo altre volte. E
legarci alle percezioni emozionali. Come mi sento in questa situazione? Quale emozione provo? Quindi dare un nome a ciò che si sperimenta. Mi è già successo di sentirmi così? Dove? Quando? Con chi? Per poi ovviamente andare a riflettere anche sui pensieri che sono legati a quella emozione o a quell'evento emozionale che ha determinato emozione. E quindi a cosa ho pensato appena prima, durante o dopo quella situazione o emozione? E infine andare a riflettere sulle reazioni comportamentali e quindi prendere consapevolezza di che cosa ho fatto quando ho provato quell'emozione, quale comportamento, azione ho messo in atto, per poi arrivare a comprendere se era un comportamento adeguato e quindi funzionale oppure non lo era. In questo caso, a parte appunto iniziare con le percezioni sensoriali, che sono molto più, diciamo, semplici, soprattutto con i bambini più piccoli da individuare, poi andiamo a concludere con le reazioni comportamentali. Gli altri momenti, diciamo, le altre parti possono variare a seconda appunto delle caratteristiche del nostro gruppo classe e dell'età anche dei bambini. Poi possiamo proporre queste riflessioni ogni volta che lo riteniamo opportuno e anche più volte, con l'accortezza di proporle sempre a tutto il gruppo classe. Quindi se guidiamo un confronto collettivo orale, lasciamo che siano gli allievi e le allieve si sentano liberi di raccontarsi senza forzare nessuna a parlare. I più timidi rifletteranno comunque su ogni domanda che poniamo e nell'ascolto dei compagni prenderanno più fiducia nelle proprie possibilità di mostrarsi con minore timore e vergogna. Chi invece ha obiettivamente una difficoltà relazionale importante non riuscirà comunque a parlarne, anzi, costringerli, tra virgolette, a comunicare e a condividere potrebbe fare peggio. Se proponiamo l'attività di riflessione per iscritto e quindi in modo individuale, poi prevediamo sempre un momento di condivisione tutti insieme in cui confrontarci e raccontarci, in cui chi lo desidera, anche qui sempre volontari, racconta ciò che ha rilevato, quello che ha scoperto di questa riflessione. Quando? Quindi quando facciamo queste riflessioni? Quando le proponiamo ai nostri allievi e alle nostre allieve? Allora, le possiamo proporre quando notiamo delle situazioni che siano emotivamente cariche oppure quando ci accorgiamo di reazioni emozionali intense, ma possiamo anche decidere di presentare appunto una specie di percorso di consapevolezza di sé, andando a individuare man mano che ci capitano, man mano che li notiamo e succedono in classe, momenti e situazioni a diverso livello di intensità emotiva, così da fermare subito dopo l'evento e portare i bambini e le bambine a riflettere su quello che è appena accaduto. E farlo ovviamente in maniera abbastanza sistematica, con situazioni a livello di intensità differente, quindi a intensità emotiva bassa, nelle situazioni di calma e rilassatezza, come durante una pausa. A un livello medio, quando vi è una lieve o moderata eccitazione per un'attività che è particolarmente gradita, oppure un lieve o moderato fastidio per un'attività che invece è difficile, che è poco gradita, oppure un livello elevato, alto e elevato, scusatemi, oggi la gola. Quando vi è appunto un livello alto e elevato, quando vi è un'elevata eccitazione per eventi particolari, agitazione per un'attività o un compito complesso, discussioni o liti fra i compagni. In questo caso, quindi, ogni volta che ci accorgiamo che si sta manifestando, si è appena manifestata una situazione di questo tipo, prendiamo in un certo senso, cogliamo la palla al balzo e portiamo i nostri allievi e le nostre allieve a riflettere su quanto hanno vissuto, su quanto hanno sperimentato, utilizzando per esempio le domande che abbiamo visto prima. Possiamo anche proporlo quando prevediamo il presentarsi di situazioni emotigene, cioè che potenzialmente possono produrre una reazione emotiva, per esempio quando abbiamo organizzato una presentazione orale o vi è un'interrogazione, una verifica su un argomento che è particolarmente complesso, che la classe, che il gruppo ha ritenuto particolarmente difficile e ostico. Oppure quando sappiamo che stiamo per dare una notizia, comunicare una notizia che era attesa e che dà una bella notizia, e quindi sappiamo che avremo una reazione di qualche tipo, probabilmente di gioia, nei nostri allievi. Oppure anche quando vogliamo proporre degli argomenti legati al tema delle emozioni, quindi la lettura di un brano e la scrittura di un testo.
Proporre frequenti e ripetuti momenti di riflessione aiuta quindi a sviluppare maggiormente la consapevolezza di sé corporea, emotiva e cognitiva. La consapevolezza di sé cognitiva, però, non è solo relativa ai pensieri e alle reazioni abituali nelle situazioni emotigene. Infatti, nella nostra definizione abbiamo ancora una parte che manca, no? Che non era presente in quell'elenco, diciamo, di suggerimenti, di spunti, di domande per avviare la riflessione con i nostri bambini e bambine. C'è anche tutta la parte relativa a conoscere e riconoscere i propri punti di forza, le aree deboli o migliorabili, i desideri, i bisogni, obiettivi, gusti e preferenze. Quindi, su queste cose, come possiamo fare? Noi possiamo prevedere dei momenti specifici in cui guidare la riflessione su questi aspetti, con confronti di gruppo o con attività e giochi in grande o piccolo gruppo, e proporre le attività di consapevolezza di sé su qualsiasi contenuto didattico e disciplinare. E ora vediamo come. Per esempio, quindi noi possiamo proporre attività e giochi in cui far emergere quali sono i loro gusti e le loro preferenze, quindi cosa piace, non piace, cosa li diverte, li annoia. E qui, in qualunque aspetto, noi possiamo farli riflettere su qualunque aspetto, in qualunque campo, con i più piccolini, o con gruppi che ancora non si conoscono, che quindi hanno anche bisogno di entrare maggiormente in relazione, imparare appunto a conoscerci, possiamo andare a domandare cosa gli piace, non gli piace, mangiare, leggere, studiare, qual è lo sport preferito, vedere in TV, eccetera. Ma possiamo approfondirlo poi successivamente utilizzando anche altri elementi, no? E altri aspetti. Quindi quali sono le discipline scolastiche preferite, gli argomenti, possiamo farlo con specifici argomenti relativamente ai generi testuali, alle tecniche pittoriche, alle correnti artistiche, ai periodi storici, ma anche alle modalità di lavoro. Quindi se preferiscono, gli piace, non gli piace, gli diverte, gli annoia, su qui io userò preferiscono per, diciamo, essere meno pesante nelle ripetizioni. Se preferiscono quindi, che ne so, il lavoro in piccolo o in grande gruppo, il lavoro individuale, quello laboratoriale, tutto questo permette quindi di porre attenzione a ciò che sta capitando in quel momento in classe, al vostro lavoro con loro e alla loro reazione emotiva in quella situazione, quindi aumentando moltissimo il senso di consapevolezza di sé. Possiamo anche ovviamente fare queste riflessioni relativamente al canale comunicativo con cui preferiscono esprimersi, che sia orale, scritto o visivo. Ci sono bambini che riescono a esprimersi benissimo col disegno, ma che verbalmente sono un disastro. Questo, riuscire ad avere una consapevolezza di questo aspetto, e quindi di sapere qual è il proprio canale comunicativo preferenziale, è un grande vantaggio anche proprio per il processo di apprendimento, perché ci consente di aiutarla a focalizzarsi maggiormente nello sviluppo di una capacità di esposizione, magari orale, mentre sappiamo che in situazioni particolarmente complesse o di grande stress sarà più semplice magari chiedergli di iniziare la propria esposizione con un disegno, spiegando un disegno che ha realizzato su quell'argomento specifico. Ancora possiamo prevedere, no, di domandare, di farli riflettere su quale sia il canale comunicativo con cui riescono meglio a capire l'altro, o le cose che vengono spiegate, quindi se è visivo verbale, visivo non verbale, uditivo, cinestesico. Io qui so che gli insegnanti ormai riconoscono queste parole, se ne parla tantissimo nei disturbi dell'apprendimento. Noi lo possiamo usare non solo per il DSA, ma anche per educare alle emozioni, semplicemente perché ognuno di noi ha modalità preferenziali, canali preferenziali per comunicare e ricevere le informazioni e quindi per apprendere. Quindi vediamo un esempio con le discipline relativo appunto a gusti e preferenze. Noi, lo ripetiamo, possiamo proporre l'attività su qualsiasi contenuto, ovviamente in base alla programmazione didattica e alle caratteristiche del nostro gruppo. Vediamo un esempio con aritmetica. Dopo aver presentato le addizioni e le sottrazioni, possiamo far riflettere gli allievi su quale operazione preferiscono, facendoci dire perché, cioè nel senso, motivandone la preferenza o la non preferenza. La stessa cosa se preferiscono fare le operazioni in riga e in colonne, quali
operazioni preferiscono fare in riga e quali in colonna. Qui il discorso di consapevolezza va ad agganciarsi anche a una consapevolezza, diciamo, cognitiva, appunto, dei propri punti di forza, delle proprie aree di debolezza, e riuscire gradualmente a capire quali sono gli aspetti su cui bisogna lavorare di più, aiutando quindi il bambino e la bambina ad avere sempre più un'idea chiara di come sta evolvendo il suo processo di apprendimento, oppure quale tipo di operazioni li diverte, quale li annoia. O ancora, passando a un altro esempio con arte e immagine, dopo aver lavorato su alcune con alcune tecniche, possiamo invitare gli allievi a riflettere su quale preferiscano e perché, guidandoli quindi anche a ragionare su come ogni tecnica li faccia sentire, cioè sul rappresentare, sull'utilizzare un certo tipo di tecnica, li fa sentire frustrati, sereni, dia un senso di efficacia, di competenza nel riuscire a esprimere se stessi, eccetera. Quindi andando ad ampliare la riflessione anche appunto in base all'età dei bambini, con i più piccoli probabilmente dovremo limitarci a quali preferisci e perché lo preferisci, e spesso la risposta può essere legata a un mi viene più facile, mi viene meglio. Via via crescendo è possibile andare a farli ragionare proprio sulle sensazioni, sulle reazioni emotive che ogni singola esperienza gli fa provare. Sempre con arte e immagine noi possiamo, questo è un altro esempio, quando presentiamo i codici e i significati nelle diverse tipologie di linguaggio visivo, guidarli a riconoscere cosa ognuno comunichi loro, quindi a individuare quale tipologia preferiscono e perché. Questo poi in collegamento anche con l'italiano e appunto con la comunicazione linguistica. Poi possiamo proporre ovviamente delle attività e giochi per far emergere quali sono i loro desideri, a breve termine e magari contingenti del tipo andare al parco nel pomeriggio, a medio-lungo termine, per esempio ricevere per il compleanno un gioco o avere un cucciolo, provare uno sport particolare, eccetera. Quali sono i loro obiettivi? Riflessione che via via diventa sempre più ampia e complessa a crescere dell'età, ma che può essere facilmente realizzabile anche con i più piccolini, no? Perché comunque sia, anche all'inizio della scuola primaria sono in grado di esprimere in maniera anche abbastanza chiara che cosa vogliono e quindi qual è il loro obiettivo da raggiungere, come per esempio entrare in una squadra oppure voler fare da grande giornalista, imparare a fare uno sport particolare, venire promosso e poi lavorare sull'avere consapevolezza dei propri punti di forza, delle loro qualità e dei propri punti deboli e delle aree da migliorare. Su questi ultimi due aspetti vi propongo un esempio di attività che può essere svolto a qualsiasi età e più volte. Per esempio, il fiore delle proprie qualità o dei propri punti di forza. Facciamo attenzione, non so, le prime volte che lo proponiamo, soprattutto con i bambini più piccoli, a dare l'indicazione di creare un fiore con pochi petali. Quindi magari iniziamo con te, con tre, se no, un fiore o un'altra forma, questo è indifferente. Magari iniziamo con tre, in quanto soprattutto quando vogliamo che appunto la riflessione non rimanga in superficie, ma che li porti sempre più ad avere consapevolezza delle proprie percezioni, è difficile per i bambini e le bambine riuscire a individuare le qualità. Perché o si fermano al bello, buono, bravo, che diciamo non vanno quindi oltre la superficie e rimangono un po' nella definizione standardizzata, oppure è necessario un lavoro graduale, no? Per step, passaggi via via sempre cioè più frequenti, in modo da riuscire a individuare con il ragionamento quali sono proprio le qualità che ognuno si attribuisce, no? Che vede in se stesso. Più facile è invece appunto fare il fiore con i punti di forza e le qualità insieme, perché sui punti di forza diciamo che è più semplice anche con i piccolini individuare una cosa che magari gli viene anche riconosciuta dagli altri, di capacità, di abilità, sei bravo a fare quello, e quindi il riconoscimento da parte dell'altro aiuta il bambino a riconoscersi un punto di forza. Sono bravo in storia, so fare bene i braccialettini. E questa cosa quindi aiuta
anche nel confronto con gli altri, quindi a sviluppare sempre di più consapevolezza su quali sono i propri punti di forza e via via a comprendere quali sono le proprie qualità, superando un po' appunto quella fase, diciamo, standard e appiattita del bello, bravo, buono. Stessa cosa con le aree da migliorare o i punti deboli. In questo caso, come per le qualità, può essere difficile soprattutto con i bambini più timidi. E quindi guidiamo eventualmente la riflessione sia per le qualità che per i punti deboli o le aree da migliorare, magari facendo in modo di non utilizzare un esempio, diciamo un bambino per esempio, ma di fare esempi generali, così da aiutarli a riflettere via via in maniera sempre più approfondita su quali sono gli aspetti da migliorare. Individualmente questo può essere fatto anche bene. Senza appunto farlo davanti a tutti, senza rischiare di conseguenza di rendere il bambino che magari è già in difficoltà, ulteriormente in difficoltà per essere stato, diciamo, tacciato davanti a tutti i compagni di punti deboli, di aree da migliorare, di cui magari ha consapevolezza, ma che ha ancora difficoltà a esprimere. Il passo successivo, una volta che si è riusciti a individuare i propri punti di forza e le qualità, è quello di farlo con gli altri e quindi di creare dei fiori delle qualità o dei punti di forza dei compagni o delle compagne, scegliendo un compagno o una compagna e quindi vedendo, diciamo, e condividendolo poi tutti insieme, quindi vedendo quello che arriva agli altri e anche questo quindi aiuta a aumentare ulteriormente la propria consapevolezza di sé, proprio perché ci vediamo rispecchiati in quello che pensano e percepiscono gli altri di noi. Alcune cose ci saranno, diciamo, il bambino riuscirà a riconoscerle come sue, a viverle come una sua cosa, mentre altre cose saranno considerate strane o comunque sia non se le riconoscerà e quindi in quel caso sarà da valutare se è un aspetto che non si riconosce per timidezza, vergogna, o se pure semplicemente non c'è e il compagno o la compagna voleva essere gentile. Ora cagliamoci un pochino di più nel dettaglio, entrando a parlare di come sostenere lo sviluppo della consapevolezza di sé all'interno del kit educativo Una costellazione luminosa di AIRC, che, come ci ha introdotto prima Irene, è il progetto di AIRC nelle scuole che permette comunque di lavorare su veramente tante competenze emotive relazionali. È un viaggio attraverso 8 parole selezionate dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, che sono ricerca, cellula, cura, ambiente, alimentazione, movimento, futuro e dono. Le proposte che sono presenti nella guida per gli insegnanti, quindi le attività che vengono proposte, partono da queste 8 parole e sono parole che sono trasversali alle varie discipline e quindi permettono di utilizzare tecniche didattiche all'avanguardia, approcci veramente innovativi come l'IPSE o le Thinking Routines, e vanno a integrarsi bene nell'educazione civica e nel sostenere lo sviluppo delle competenze emotive e relazionali, oltre che del pensiero critico e creativo degli alunni e delle alunne. Quindi, con tutte le nostre attività presenti nella guida per gli insegnanti, è possibile prevedere una fase di lavoro sulla consapevolezza di sé. Vediamo ora degli esempi. Nella parola della cura, nella stella della cura, tutte le attività consentono, le attività di quest'area, consentono di lavorare sull'attenzione verso sé e verso gli altri, di far scoprire e sperimentare i propri e altrui bisogni di cura. E quindi da una parte l'essere ascoltati, compresi e accettati dall'altro e dall'altra parte ascoltare, comprendere e accettare l'altro, permettono anche di far sperimentare e far comprendere l'importanza del prendersi cura dell'altro, di sviluppare, creare relazioni positive con gli altri che siano pari e adulti, favorire supporto reciproco, condivisione e inclusività. Sono tutte competenze emotive e relazionali. E ogni attività che abbiamo, insomma, illustrato brevemente consente di far riflettere i bambini e le bambine sui 3 aspetti della consapevolezza di sé. Vediamo qui l'esempio dell'attività Prendersi cura, che propone un gioco dei nani e dei giganti e
in cui viene, si fa sperimentare ai bambini il prendersi cura dell'altro con azioni di cura gentili e gradite all'altro. Quindi, prima di avviare questo gioco, possiamo far riflettere su cosa a ognuno di loro sia gradito, cosa li faccia sentire bene, cosa percepiscano come azione, gesto, comportamento gentile, cosa quindi gli piace, quello che vorrebbero ricevere dagli altri come azione di cura verso di loro. Possiamo poi approfondire, far svolgere questa attività differenziando le situazioni e gli stati emotivi, per esempio che cosa sia gradito in classe, cosa a casa, cosa in una giornata di pioggia, in un momento di allegria e così via. Questo tipo di attività, quindi lavorando appunto sulla consapevolezza di sé, aiuta tanto a sviluppare l'autoconsapevolezza e consente anche di orientare successivamente l'attenzione dei bambini e delle bambine a ciò che è gradito all'altro e quindi ampliando di conseguenza alle altre competenze emotive e relazionali, quindi aprendo la strada in un certo senso all'empatia. Anche le attività sul sito possono fornire spunti utili a sostenere lo sviluppo della consapevolezza di sé e delle altre competenze emotive e relazionali. Qui vediamo degli scatti ovviamente ripresi dal sito di costellazione.arc.it, in cui è prevista un'attività aggiuntiva a quelle proposte sulla guida insegnante, che è prendersi cura di una pianta. Questo permette di far riflettere i bambini e le bambine su vari aspetti, dai gusti e preferenze sul tipo di pianta, alle difficoltà e alle soddisfazioni che vengono sperimentate, che sono percepite nella cura della pianta, fino a comprendere che anche i pollicini neri possono diventare un pochino più verdi con la pianta adatta, con pazienza, con impegno. Un altro, sempre sul sito, abbiamo anche la possibilità di scaricare il diario della piantina per poter appunto annotare giorno per giorno le azioni di cura che vengono svolte verso la pianta e anche le proprie sensazioni ed emozioni. Quindi, la forma del diario e la strutturazione con le domande di queste pagine facilitano tanto la riflessione e quindi aumentano la consapevolezza sui vari elementi e passaggi. Per ogni fase noi possiamo quindi prevedere delle domande aggiuntive per approfondire la riflessione su di sé e sceglierne il livello, l'articolazione, la complessità in base alle caratteristiche del gruppo e andare quindi a far riflettere i nostri allievi e le nostre allieve su aspetti specifici che riteniamo importanti che loro vadano a sviluppare, perché magari abbiamo visto, ci siamo accorti che sono un pochino più carenti. Ancora, sempre nella parte conclusiva della stella della cura sul sito, gli approfondimenti si prestano bene a un ulteriore lavoro sull'autoconsapevolezza. E quindi è possibile prevedere attività creative di approfondimento a coppia o in piccolo gruppo in cui esplorare, per esempio, ciò che le letture hanno fatto sperimentare loro a livello emotivo, in che cosa si riconoscono e in cosa no, cosa sentono come affine e così via. Proseguiamo con un altro esempio, che è quello relativo alla parola del dono, le cui attività consentono di lavorare sull'attenzione verso sé e verso gli altri. Permettono di far sperimentare ai bambini e alle bambine il prendersi cura dell'altro, aiutano a far comprendere cosa significhi contribuire al benessere degli altri e quindi i concetti di generosità e di solidarietà, sviluppare relazioni positive e cooperative con gli altri e favorire supporto reciproco, condivisione e inclusività. Queste sono tutte competenze emotive relazionali. La traduzione operativa del dono è nell'iniziativa Le arance della salute, cancro, io ti boccio. Il progetto di ARC, cancro, io ti boccio, che da oltre 15 anni permette alle scuole e alle classi di vivere un'esperienza di cittadinanza attiva, di volontariato, di educazione civica reale, sperimentata sulla propria pelle, in quanto distribuendo a scuola le arance rosse, i vasetti di miele e la marmellata di arancia, permettono di finanziare la ricerca, di AIRC. Inoltre, quest'anno c'è il contest a cui si può partecipare e che, raccontando la propria esperienza appunto di
cancro io ti vocio, e permette quindi ai bambini e alle bambine di entrare nel vivo, nello sperimentare nel vivo e sulla propria pelle, un'occasione veramente interessante in cui scoprire che donare reciprocità e che è un'esperienza positiva, è una bella sensazione personale legata al benessere dato dall'aver fatto un gesto gentile, una cosa utile. Con l'attività Cancro Io Ti Bocio, che è presente nella guida insegnante, che è realizzata a partire dall'omonima campagna di AIRC, quindi i bambini possono sperimentare in prima persona queste esperienze. E nel presentare l'attività noi possiamo proporre una riflessione preliminare, proprio per andare a lavorare sulla consapevolezza di sé, che qui può portare molta soddisfazione, perché poi noi possiamo proporre una riflessione su cosa significhi per ognuno generosità, reciprocità, prendersi cura. Che cosa lo faccia sentire d'aiuto agli altri, alla comunità e come possa farlo? Su quali comportamenti e azioni può riuscire a mettere in pratica da solo e quali invece e per quali invece è necessario l'aiuto di altre persone, l'aiuto dei compagni, l'aiuto degli adulti. Possiamo anche in questo caso, ovviamente, far riflettere i bambini e le bambine considerando situazioni e contesti ambientali e relazionali diversi. Per esempio, come si sentono d'aiuto a casa o a scuola, con una persona conosciuta, con una sconosciuta e così via. Anche qui, come abbiamo visto nelle attività, nei suggerimenti che abbiamo proposto per la... Oh, signor, ho completamente dimenticato per cosa volevo dire. Anche in questo caso, comunque, si avvia una grande... grande sviluppo della propria autoconsapevolezza, in quanto consentiamo ai bambini e alle bambine di riflettere su come si sentono in determinate situazioni, su cosa determinate situazioni li fanno percepire e quindi a rendersi conto, di che cosa piace, non piace, li fa sentire bene, li fa sentire male. Tutti elementi che sono alla base di una buona relazione con se stessi e quindi di buone relazioni con gli altri. Vediamo ancora altri esempi, sempre ripresi ovviamente dal kit, nelle pagine dell'alimentazione, della parola alimentazione, possiamo andare a sostenere lo sviluppo della consapevolezza che mangiare può essere un piacere e che mangiare bene è legato al cibo e al contesto. E quindi guidando la riflessione degli allievi e delle allieve sui loro gusti e preferenze in fatto di cibo, e dei contesti ambientali, e quindi di come i gusti e le preferenze possono cambiare anche in base al contesto, in mensa, a casa, al ristorante, e alle relazioni, e quindi avere preferenze molto specifiche anche relative ai compagni, la famiglia, gli amici con cui si mangia. Andare a far riflettere quindi su questi aspetti può consentire al bambino e alla bambina di rendersi conto che magari certi rifiuti del cibo non sono legati al cibo in sé, ma a una situazione contestuale, a un ambiente particolare, a una relazione che è magari difficile, e quindi certi rifiuti del cibo non sono legati appunto al cibo in sé, ma ad altri aspetti che possono essere risolti semplicemente aiutando il bambino a prendere consapevolezza di questi elementi. Un altro esempio lo possiamo vedere con la parola del futuro. Le attività proposte con questa parola ci aiutano a sostenere lo sviluppo della consapevolezza dei propri processi cognitivi attraverso le thinking routines che sono presentate nelle attività della scheda della guida insegnante e con momenti di riflessione ad hoc sui vari passaggi delle attività. Qui possiamo quindi via via poi sempre più in maniera più approfondita e a un livello sempre più elevato, andare a sostenere appunto la consapevolezza cognitiva dei nostri allievi e delle nostre allieve e quindi andare a vedere quali sono gli aspetti su cui magari hanno bisogno di lavorare, impegnarsi di più perché sono aree migliorabili, e quali invece sono aspetti che sono punti di forza che possono utilizzare per rendere più efficace il proprio processo cognitivo. Prima di concludere, sono stata velocissima, Irene,
volevo farvi un promemoria sull'iniziativa Cancro Io Ti Boccio, che affianca appunto l'iniziativa delle le arance della salute, perché noi ci vediamo oggi che è ottobre e questa iniziativa è prevista per il 26 e il 27 gennaio del 2024 e quindi c'è tempo, no? Per chi fosse interessato a parteciparvi. E permettendo quindi alla nostra classe, alla nostra scuola di distribuire le arance. Fra pari o rispetto verso gli insegnanti. Può essere, non so, una grossa difficoltà ad affidarsi agli altri e quindi l'essere molto su se stessi. Diciamo che in questo caso, una volta capito qual è l'aspetto, diciamo, più difficoltoso, più problematico, si può andare a cogliere ogni occasione, certo se sono tante diventa difficile, però insomma quelle più significative probabilmente, cogliere alcune occasioni in cui si manifestano comportamenti chiaramente disfunzionali, che comunque sia portano a una grande espressività emotiva, positiva o negativa che sia, e in una specie di circle time, in un momento di ok, ci fermiamo un attimo e parliamo di quello che è successo, riflettiamo insieme su quello che sta accadendo. Su come, ci si, come ognuno di noi si sente in questo momento. Se è una classe difficoltosa e problematica, probabilmente la condivisione non è non sarà libera, semplice e trasparente, potremmo dire, cioè sarà più magari legata all'accusa, all'insulto, oppure al non ti dico nulla perché comunque non mi puoi capire. In questo caso, allora prevediamo di utilizzare, non so, una modalità espressiva tipo il disegno, tipo il fumetto, tipo fare un role playing del tipo mettere in scena la stessa situazione a parti inverse, nel senso che i vari bambini devono rappresentare il contrario di quello che è avvenuto.
per cercare di vedere, insomma, che cosa è accaduto, quali sono le emozioni che hanno provato in quel momento, perché sono arrivati a un comportamento disfunzionale e di conseguenza pian piano riuscire a prendere sempre più maggiore consapevolezza delle proprie risposte emotive nel momento in cui si trova in una situazione che comunque sia è potenzialmente difficile da gestire e che quindi può esplodere in una situazione complicata. Sì, non so, non avendo, come dire, il contesto, sono andata un po' generale, spero di essere riuscita vagamente a dare un'idea. Quindi poi ricordiamo comunque ai nostri insegnanti, se avete, volete porre una domanda, potete scriverla sempre su webinar@progettiedu.it e penseremo noi a girarla alla nostra relatrice Paola che ci risponderà. Proseguirei con un'altra Sì. domanda. Allora, per quanto riguarda l'alfabetizzazione emotiva, se, anche se ho visto c'è già una bibliografia che la referente ci condividerà dei Sì. Oddio, testi per la scuola primaria su questo tema. così allora andiamo indietro a vedere se ritroviamo l'educazione emozionale. Per esempio, io vi posso consigliare questo.